Un buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di cronaca, 5 misure cautelari eseguite e 18 persone accusate a vario titolo di peculato, riciclaggio, autoriciclaggio e abuso d'ufficio. E l'operazione Minerva sulla gestione dell'Università Telematica Leonardo da Vinci Unidav con sede a Torrevecchia Teatina. L'operazione congiunta Carabinieri Guardia di Finanza di Chieti è stata portata a termine anche grazie alla collaborazione dei colleghi di Svizzera, Romania, Slovacchia e Malta. Vediamo insieme il servizio. Casse dell'Unidav e soldi delle rette degli studenti utilizzati come bancomat per pagare cure mediche ai familiari e altre società. E quanto emerge dall'indagine Minerva condotta dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza dei Comandi di Chieti e coordinata dalla Procura Teatina. Questa mattina sono scattati gli arresti per 5 persone, 3 in carcere e 2 domiciliari. Tra le 18 indagate, 16 residenti tra Abruzzo, Lazio, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna, 2 in Svizzera e Romania, accusate a vario titolo di peculato, riciclaggio, autoriciclaggio e abuso d'ufficio. Sequestrati preventivamente anche beni mobili ed immobili e denaro per un valore di circa 800.000 euro, sia in Italia che in Svizzera, Slovacchia e Malta. Togliere soldi, usare una delle 11 università, perché qualcuno pensa che sono tante, in Italia ci sono 11 università autorizzate dal MIUR, utilizzare una di queste come lavatrice per riciclare denaro da mandare poi all'estero significa togliere a tanti studenti possibilità di futuro. Sotto la lente d'ingrandimento delle fiamme gialle dei carabinieri quindi è finita tutta la gestione dell'Università Da Vinci tra il 2015 e il 2018, arco temporale durante il quale il controllo dell'Ateneo è stato assunto dalla società slovacca SEVS, che si era aggiudicata il bando di gara emanato dalla Fondazione Università Gabriele D'Annunzio per trovare il socio privato dell'Università Telematica. Regista di tutta l'operazione è risultata ZL, queste le sue iniziali, componente del consiglio di amministrazione della SEVS, nonché socio della Edward Holding Ltd., società di diritto maltese, titolare delle quote di partecipazione al capitale sociale di numerosissime aziende attive nel settore della formazione scolastica universitaria. Nello specifico i soldi dell'Unidav, frutto per lo più delle rette pagate dagli studenti iscritti all'Ateneo Telematico, venivano prelevate mediante l'utilizzo di false fatture per operazioni inesistenti e mediante la redazione di accordi, convenzioni e progetti del tutto fittizi e mai realizzati. È stato un lavoro molto molto certosino, molto molto complesso, ovviamente, perché si parlava di svariate decine di milioni di euro. Abbiamo dato anche del materiale, secondo noi, di importanza investigativa alle autorità, soprattutto slovacche, perché tutto nasce con il controllo, l'ingresso all'interno dell'Unidav di questa università slovacca, di questo ente di diritto slovacco che si chiama SEVS, che negli anni passati ha beneficiato di ingenti fondi strutturali dell'Unione Europea. Abbiamo chiesto alle autorità slovacche anche di verificare se non vi sia stata in qualche modo una distrazione di questi fondi che servivano per implementare tecnologie informatiche in quel paese, anche, voglio dire, a favore di questa acquisizione. Abbiamo accertato addirittura in un caso che attraverso la distrazione dei fondi sostanzialmente l'Università Da Vinci, che aveva un credito nei confronti di una società maltese, sostanzialmente ha pagato il proprio credito con i propri fondi. Nella mattinata di domani, proprio in relazione agli ultimi sviluppi dell'inchiesta Minerva, ci sarà una conferenza stampa dei vertici dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara, che esprimeranno la posizione ufficiale dell'Ateneo per bocca del rettore Sergio Caputi e del presidente della Fondazione Università Gabriele D'Annunzio, Luigi Capasso. Cosa succederà adesso all'Università? Adesso segnaleremo i fatti che abbiamo accertato al Ministero dell'Istruzione per i provvedimenti di alta amministrazione che sono di competenza delle strutture ministeriali. Di più non posso dirvi perché non rientra nelle nostre competenze. Cambiamo argomento. Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, per chiedere un incontro ufficiale
dopo l'approvazione del decreto sblocca cantieri, una missiva per segnalare la forte sensazione di frustrazione delle aspettative con cui gli abruzzesi hanno accolto il decreto, dovuta ai contenuti che hanno disatteso le aspettative generatesi dopo i ripetuti incontri nel corso della fase preparatoria, ha scritto il governatore abruzzese. Il lavoro svolto di comune accordo tra le regioni interessate, i comuni, fino all'approvazione unanime di un testo in sede di conferenza delle regioni, scrive Marsilio, non è stato poi recepito dal governo nonostante le numerose rassicurazioni date, non ultima quella che lo stesso presidente Conte aveva rafforzato durante la sua recente visita a Norcia. Giuseppe Conte che sabato mattina sarà a Teramo. Andiamo avanti per proseguire con il nostro telegiornale, cambiamo ancora una volta argomento perché torniamo a Chieti, ma per parlare di politica, le dimissioni del sindaco Umberto Di Primio e le polemiche interne al centrodestra preoccupano l'opposizione di centrosinistra che si interroga sul futuro della città. Paolo Renzetti. Questo bilancio purtroppo non è che non lo vogliamo approvare a priori, ma è un bilancio fallimentare, soprattutto per il futuro di questa città. Noi sappiamo che dal 2019, questo è un bilancio triennale che va dal 2019 al 2021, e sappiamo che dal 2019 al 2021 questo comune spenderà 15 milioni in meno rispetto al 2019. Questo significa non mettere in ginocchio la città, ma cancellarla dalla cartina geografica. Chieti viene prima di tutto, ma è anche vero che le responsabilità devono assumere coloro che hanno amministrato fino ad oggi questa città e come lo hanno amministrata. Noi siamo dell'opinione che comunque il Partito Democratico ha fatto tutto ciò che era in suo possesso e che poteva fare, quindi oltre non possiamo andare. È evidente che a prescindere se si vuole dare ossigeno o meno, se va avanti a fine consigliatura, l'esperienza di Primio è terminata la settimana scorsa, quando in consiglio non si è riusciti a discutere del bilancio. Potrebbe secondo lei il sindaco ritirare le dimissioni per il bene della città? Ma io quello che fa il sindaco non ho idea, già l'altra volta ha dato le dimissioni e poi le ha ritirate, saremo a vedere, ma rimane il fatto oggettivo reale che è un bilancio che ha molti molti problemi e che se viene approvato sicuramente porterà delle conseguenze importanti a teatri e servizi, come io immagino anche perdita di posti di lavoro. Tra un anno si tornerà al voto a Chieti, il Partito Democratico è già al lavoro per individuare il candidato sindaco. Questo lo vedremo nei giorni futuri, nei prossimi giorni, manca ancora un anno perché a prescindere dalla conclusione di questa amministrazione si vota con la tornata unica dell'anno prossimo. Sicuramente il centro-sinistra avrà un'offerta importante, un'alternativa al governo di questi ultimi anni. Adesso ci spostiamo a Pianella. Grazie ad un accordo tra il Comune e la ASL di Pescara, presto nella città arriverà una nuova sede per il distretto sanitario di base, il potenziamento H24 del 118. Il servizio è di Vestina News. Con il progetto Pleniglia, l'ASL di Pescara ed il Comune di Pianella guardano al futuro mettendo in campo un programma socio-sanitario innovativo che vedrà importanti novità sia a livello infrastrutturale sia di servizi erogati. Punto cardine di questo progetto l'attuale sede del distretto sanitario in via Aldo Moro, che presenta diverse criticità e per questo, anche grazie alla collaborazione con l'assessore alla sanità Verri, l'amministrazione comunale di Pianella ha pensato di trasferire la sede presso l'ex sede del giudice di pace nei pressi del terminal bus e della caserma dei carabinieri. Inoltre ci saranno altre novità, così come ci spiega il sindaco Sandro Marinelli. Da una paventata chiusura invece si è trovato il modo, ragionando e lavorando a 360 gradi, grazie anche al contributo che l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ha voluto fornire in questo caso, per trovare una soluzione che sposasse quella che è la politica futura dei servizi sociosanitari sui nostri territori da qui in avanti e quindi diciamo, si dà seguito a quello che era già un indirizzo precedente per quanto riguarda l'estensione del 118 H24 sul nostro territorio. Aumentiamo anche la capacità di fornire risposte dal punto di vista amministrativo. Oggi il disagio di un utente che deve superare tantissimi ostacoli per poter ottenere
ottenere un'esenzione, la scelta e revoca del medico e quant'altro, riusciamo con questa riorganizzazione dei servizi a risolvere tutti i problemi amministrativi in loco. Completare la parte dei servizi amministrativi e l'implementazione del 118 H24 in tempi relativamente brevi, interessando il piano terra della nuova sede. E invece il progetto di centro per anziani non autosufficienti, centro diurno per anziani non autosufficienti, che dovrebbe interessare il piano superiore, necessita ovviamente di adeguamenti infrastrutturali più importanti che potrebbero richiedere una tempistica più lunga. Ancora sanità, ad avviso delle strutture regionali che ne certificano i flussi, il manager dell'ASL di Pescara, Armando Mancini, non ha raggiunto gli obiettivi minimali che la legge nazionale prevede per garantire l'assistenza coi livelli essenziali. E quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, che spiega naturalmente se il manager riterrà dal suo punto di vista che i risultati sono positivi, potrà opporsi al pronunciamento degli uffici. Al direttore generale, il cui contratto quinquennale stipulato con la passata amministrazione regionale scadrà nel 2021, l'attuale giunta regionale sta per revocare l'incarico e conseguentemente verrà lanciato un nuovo bando. Per quanto riguarda invece la ASL provinciale di Teramo, da quanto si apprende da fonti del comparto sanità, la maggioranza di centrodestra al governo regionale starebbe per lanciare un bando anche per la ASL teramana, con il manager Roberto Fagnano, che venne nominato dal centrosinistra, che potrebbe essere chiamato a guidare il Dipartimento regionale di sanità, che ora vede la guida di Angelo Muraglia. Adesso invece andiamo sulla costa dei Trabocchi, spiagge e fondali puliti, Legambiente quest'anno in azione con 70 volontari alla Fuggitella di Fossacesia, raccolti 40 sacchi di rifiuti fra polistirolo e plastica. Vediamo. Plastica, vetro, ferro, solita storia sul litorale, con volontari al lavoro per bonificare ciò che il mare rifiuta dalle sue acque e rispedisce al mittente, e ciò che l'uomo incivile lascia senza prendersene cura. È stata la spiaggia della Fuggitella a Fossacesia la protagonista della giornata Legambiente Ollus di spiagge e fondali puliti 2019. Il circolo Legambiente di Lanciano, con l'amministrazione comunale di Fossacesia, l'associazione Lions Club di Lanciano, i sub di Orsa Minore, la sezione scout di Olmo di Riccio, ancora di Lanciano, hanno così chiamato a raccolta grandi e piccoli sensibili all'ambiente per ridare il giusto decoro ad un litorale dalla rara bellezza. Solito clima festoso, nella consapevolezza di impegnare bene il proprio tempo. Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppe Antonio. Legambiente ci ha anticipato che fra pochi giorni a Roma ci sarà la presentazione delle vele di Legambiente. La Costa dei Trabocchi ne ho ottenuto 3, quindi un risultato importante che ci inorgoglisce e che soprattutto ci fa stare ancora assieme tutti i comuni della costa cosiddetta dei Trabocchi. Però dobbiamo arrivare a 5 vele. 5 vele significa una qualità ancora più eccellente. Noi ci stiamo, come Fossacesia, ma credo anche gli altri comuni, avviando verso una strada per migliorare il nostro ambiente e renderlo davvero accogliente e sul piano turistico attraente. Spiagge e fondali che soffrono la presenza di rifiuti, ma soprattutto della plastica, che costituisce almeno l'80% del problema. Non è un caso che Legambiente abbia premiato San Vito Marina come comune plastic free, con la firma di ordinanze per mettere al bando la plastica usa e getta, bicchieri, piatti, sportine usa e getta, lontano ricordo in questi comuni virtuosi. Il presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco. Diciamo che l'intera Costa dei Trabocchi è chiamata ad un'azione forte sulla sostenibilità ambientale e quindi l'azione di oggi con spiagge e fondali pulite, un'attenzione particolare ai rifiuti e per liberare le spiagge e renderle maggiormente fruibili da parte dei nostri turisti e cittadini, è un elemento importante anche per migliorare la qualità ambientale di questo territorio. Sulla plastica c'è una sfida continua e ci auguriamo che sulla scia di San Vito molti altri comuni diventino appunto plastic free. Anticipo che a dicembre faremo proprio un focus in occasione di comuni ricicloni, perché il tema della plastica è centrale nella sfida non solo all'inquinamento ma anche alla lotta ai cambiamenti climatici.
Voltiamo pagina, grande festa a Pescara per i 10 anni della casa dell'Agbe di via Rigopiano. A spegnere le candeline sulla torta è stata Lorella Cuccarini, da anni vicina all'associazione dei genitori dei bambini emopatici e madrina di 30 ore per la vita. Vediamo il servizio. 43.000 presenze, 115 nuclei familiari accolti provenienti da Molise, Puglia, Campania, Marche, Lombardia e anche dall'estero, Iraq, Repubblica delle Maldive, Repubblica dell'Angola, Argentina, Albania e Francia. Oltre 800 metri quadri con all'interno 6 appartamenti indipendenti dove sono ospitate le famiglie durante la degenza dei piccoli in ospedale. La casa dell'Agbe 30 ore per la vita di Pescara compie 10 anni e Lorella Cuccarini, la madrina di questa casa e della manifestazione 30 ore per la vita, accompagnata dal suo staff, ha incontrato le famiglie e i bambini dell'Agbe, l'associazione genitori bambini emopatici, visitando anche il cantiere della nuova casa in costruzione. Oggi festeggiamo questi 10 anni della casa di 30 ore per la vita, un rapporto che è nato tanto tempo fa con la creazione di un reparto ematologico presso l'ospedale di Pescara. È bello ritrovarci tutti insieme, un luogo che ha accolto tante famiglie in questi 10 anni e che continuerà a fare un grande lavoro, e io direi però anche con un occhio verso il futuro, Achille, sì, perché noi siamo quasi pronti per inaugurare la prossima casa, quindi il rapporto fra 30 ore per la vita e la città di Pescara, insomma, ha un grandissimo futuro. Andiamo avanti, a Lanciano sarà quasi completamente a disposizione del pubblico non pagante l'area pedonale di Piazza Plebiscito per i 2 concerti clou delle feste di settembre, sopralluogo dell'agenzia che cura l'allestimento e la biglietteria degli eventi, che andiamo a vedere. Sarà quasi completamente a disposizione del pubblico non pagante Piazza Plebiscito in occasione dei concerti delle ultime 2 serate clou delle feste di settembre. Primo sopralluogo a Lanciano dell'agenzia Best Eventi che cura l'allestimento, la sicurezza e la biglietteria. Accompagnati dal presidente del comitato Maurizio Trevisan e dal consigliere comunale Lorenzo Galati, i tecnici dell'agenzia pescarese hanno dato delle prime indicazioni sul posizionamento delle 1200 sedie per i posti a pagamento. L'area riservata ai paganti occuperà meno di 600 metri quadrati, è stato specificato, e sarà suddivisa in 12 blocchi da 100 posti l'uno. Ogni blocco occuperà 25 metri quadrati, lasciando un corridoio di sicurezza di 1,20 m tra i vari blocchi. La biglietteria sarà posizionata in largo Tappia, mentre gli ingressi all'area a pagamento saranno posizionati lateralmente su Corso Roma e su Via dei Frentani. L'area tra i paganti e la cattedrale sarà quindi tutta a disposizione per i posti in piedi. Finora sono stati venduti circa 450 biglietti nei circuiti Ciao Ticket e Ticket One, sia per Max Gazzè che per Malika Iane. A breve, riferisce il presidente Trevisan, si terrà il tavolo tecnico con la questura e i vigili del fuoco. Ma è andata bene, a dire la verità pensavamo peggio, ma lo spazio occupato dalle sedie sarà di gran lunga inferiore a quello previsto, quindi ci sarà ancora più spazio per le persone che vorranno vedere i concerti in piedi. Un ultimo dettaglio, le sedie per i concerti a pagamento non saranno smontate fino all'ultima sera. La processione in onore della Madonna del Ponte dovrà quindi accorciare di qualche decina di metri il corteo in piazza il 16 settembre. Ancora manifestazioni, ma ci spostiamo in provincia di Teramo, dove da domani a domenica a Mutignano, frazione di Pineto, c'è l'appuntamento con l'edizione 2019 della manifestazione Yish Sole. Vediamo. Nell'ambito della manifestazione Yish Sole, che si svolgerà fra qualche giorno a Mutignano, ci sarà uno spettacolo particolare, quello di Roppopò il Cantastorie. Eh sì, l'appuntamento è per venerdì alle ore 21:30, sarò a Mutignano accompagnato dai musicisti della band che mi accompagna in tournée e faremo una serata amicale, perché saremo tra amici, con gli amici dell'associazione Mutignano Eventi. Tra l'altro all'interno di quell'associazione c'è anche un musicista che suona con me, il grandissimo maestro Romolo Panico, un grandissimo artista, veramente un animo sensibilissimo e un fisarmonicista che non suona, ricama, veramente eccezionale. E quindi durante la serata
chiaramente suoneremo delle saltarelle abruzzesi, anche perché ci sarà un corso di danze popolari che comprenderà anche le saltarelle, e quindi noi ovviamente daremo la possibilità agli intervenuti di cimentarsi dopo aver fatto il corso nei balli che hanno poco prima, che hanno visitato, insomma rivisitato con Anna Anconitano, che terrà appunto i corsi. Poi chiaramente ci saranno delle storie che io vado ripescando un po' nella memoria tramandata oralmente, a volte anche da vecchi libri, qualche cosa anche di recente, di cose che capitano nel quotidiano e che trasformo in canzoni, quindi a volte sono storie, a volte canzoni, e trascorreremo sicuramente una bellissima serata il giorno del solstizio d'estate, che sarà anche la giornata più lunga dell'anno. Roppopò, mi raccomando, Adesso la pagina dello sport, che apriamo parlando di Serie B e di Pescara. Sono state ufficializzate le date del prossimo campionato cadetto. Il campionato comincerà sabato 24 agosto, ma la partita inaugurale sarà il giorno prima, venerdì sera, per l'anticipo consueto. La fine della stagione sarà prevista per il 14 maggio 2020 e poi spazio a playoff e playout. Per quanto riguarda le particolarità del campionato, confermato in controtendenza rispetto alla Serie A la disputa di due giornate durante il periodo natalizio. Gli ultimi due turni del girone di andata si disputeranno il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, e il 29. Poi ci sarà la sosta dal 30 fino al 17 di gennaio. Si giocherà anche nel giorno di Pasquetta, il 13 aprile, mentre saranno quattro i turni infrasettimanali. Campionato che torna a squadre pari 20, di conseguenza non ci saranno turni di riposo come in questa stagione. Per quanto riguarda il mercato delle Pescara, invece, il nome in auge è quello di Amato Ciciretti, il trequartista del Parma, che in quest'annata ha giocato con la maglia bianconera dell'Ascoli. Interesse rinnovato anche per il centravanti Tumminello dell'Atalanta, che il Pescara avrebbe voluto anche a gennaio, prima che l'attaccante preferisse la destinazione Lecce. Qui Salentini poi promossi in Serie A. Per Tumminello potrebbe esserci di nuovo la possibilità di approdare in riva all'Adriatico, complicata se non impossibile la pista che porta a Ciofani del Frosinone, così come Gennaro Tutino del Napoli, altro giocatore che la società di Daniele Sebastiani avrebbe voluto portare in biancazzurro. E siamo così arrivati al Teramo, incontro questa mattina tra la dirigenza del Sassuolo e quella del Diavolo. Sul piatto ci sono i giovani Piacentini e Cappa, che resteranno in biancorosso anche nella prossima stagione, in vista una vera e propria rivoluzione con Caidi, che sembra destinato a salutare Teramo. E allora vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Piacentini e Cappa resteranno al Teramo. Questo è il senso dell'incontro di questa mattina tra la società biancorossa e il Sassuolo nella sede neroverde. Al summit il sodalizio di Giorgio Squinzi ribadirà che non intende esercitare la recompra per il giovane difensore, che si è messo in mostra nella prima parte della stagione prima dell'infortunio che ne ha condizionato la seconda. Discorso simile anche per Riccardo Cappa, che tuttavia sia con Zichella che con Maurizio ha avuto poco spazio, mettendo insieme una rete nei 380 minuti disputati tra campionato e Coppa Italia. Insomma, Tedino, che sarà reso ufficiale soltanto a inizio luglio, quando terminerà il contratto con il Palermo, potrà contare sui due giovani prospetti, che hanno avuto però rendimenti molto diversi. Tante le uscite per converso, ad esempio quella di Nabil Caidi. Dopo sette stagioni il difensore lascerà i colori biancorossi, visto che ad oggi non c'è stato nessun contatto tra il Ravennate e la nuova dirigenza, e vista la scadenza 30 giugno del rapporto contrattuale è molto facile pensare ad un addio. Dunque, della squadra che conquistò la Serie B nel 2014-2015, prima della revoca, rimarrà il solo Ivan Speranza, che rientrerà nel ritiro estivo con l'auspicio di aver superato finalmente i problemi alla caviglia. Per la difesa, ma sull'esterno, piace Alessandro Leuteri dell'Atalanta, che in questa stagione ha militato nelle fila del Ravenna, nello stesso girone del Diavolo. Titolare praticamente inamovibile, Leuteri ha convinto Tedino e la dirigenza a provare a sedersi a tavolino con la società di Percassi per trovare l'intesa per un prestito, visto che dopo l'esperienza in Romagna rientrerà a Bergamo, ma per essere nuovamente girato in categorie inferiori. E Leuteri
piace e il Teramo blinderebbe così la fascia destra con un giocatore giovane, 21 anni, ma che ha già esperienza nella Lega Pro con Pistoiese e Monopoli. L'eventuale arrivo di Eleuteri sbarrerebbe dunque la strada a Cristian Ventola, che rientra a Pescara ma che difficilmente tornerà di nuovo a vestire la maglia del Diavolo. Chiusi gli adempimenti burocratici relativi all'iscrizione al prossimo campionato, ci sarà da cominciare davvero a premere sull'acceleratore per ricostruire una rosa che perderà quasi tutti i componenti, con ogni probabilità anche qualcuno, come Infantino, che ancora ha un anno di contratto. Sarà un lavoro lungo dunque, ma da fare in poco tempo, perché la data del ritiro si avvicina e a quel tempo Tedino vorrà avere un organico quasi al completo e la società farà di tutto per accontentare i suoi desideri. Ancora calcio, la formazione allievi under 17 del San Nicolò Notaresco, dopo aver vinto il titolo regionale ed aver passato da prima in classifica ed imbattuta il girone eliminatorio, si appresta a partecipare alla Final Six che mette in palio lo scudetto. Si gioca dal 24 al 28 di giugno in Emilia Romagna. Le formazioni partecipanti sono divise in due gironi. Nel gruppo A ci sono Nuova Tor Tre Teste Roma, Calcio Sicilia Palermo e Giorgione Castelfranco Veneto, mentre la compagine del presidente Salvatore Di Giovanni è nel girone B al pari di Olginatese, Lecco e Savona. Ascoltiamo il tecnico Flavio Nocelli. Abbiamo raggiunto un traguardo storico, bellissimo, il merito dei ragazzi che ci hanno creduto e sono andati al di là di ogni più rosea aspettativa. Al di là del risultato di per sé importante e bello, c'è da sottolineare la crescita dei giocatori, che è quello a cui ambivamo e per cui abbiamo lavorato tutto l'anno. Non abbiamo nulla da perdere, ci prepariamo con la massima serenità, andando ad affrontare formazioni che non conosciamo, ma sono sicuro che la squadra continuerà ad esprimersi su ottimi livelli, come ha fatto anche nelle ultime partite. Il segreto penso sia, oltre alle qualità dei ragazzi, la loro passione, la loro determinazione, la voglia di crescere, di apprendere. Hanno sempre lavorato con intensità, con voglia e con determinazione, e quindi i risultati poi sono arrivati. Sicuramente uno staff di primissimo livello, sono fortunato a collaborare con queste persone, tra l'altro soprattutto con Mauro, collaboro ormai da diversi anni, c'è un feeling particolare, sono veramente felice di lavorare con loro, sono stati bravissimi, è stato importantissimo il lavoro di ognuno di loro. Questa per noi è la soddisfazione più grande, è stato già quest'anno dove oltre a Gogo, appunto alcuni 2001 che avevamo con noi negli anni precedenti hanno fatto l'esordio in prima squadra, si sono allenati con la prima squadra e quindi hanno continuato quel processo di crescita a cui ambiamo e per cui lavoriamo da diversi anni. Anche in questo gruppo sicuramente sono diversi ragazzi che ambiscono a questo, per cui siamo orientati verso questo risultato più che al risultato del campo, quello di portare più ragazzi possibili in prima squadra. È tutto per questa edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Velò, tutta dedicata al ciclismo. Il TG6 invece torna alle 19 e poi con la terza edizione alle 23. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.